Buongiorno, siamo qui con Paolo Carri della Sustainable Solution Division di Scania. Scania è un'azienda svedese e la Svezia, almeno qui in Italia, ha un immaginario, ha un connotato altamente rinnovabile e diciamo, avanzato come in termini di sostenibilità. Cosa questo significa per la vostra azienda, diciamo, la nascita e lo sviluppo appunto in Svezia? Mi permetto di dire che non è solo un immaginario. Se guardiamo le ultime statistiche Eurostat sulla percentuale di energie rinnovabili utilizzate nel trasporto, la Svezia è un'anomalia nel grafico. Tutti i paesi membri hanno un obiettivo del 10%, l'Italia il 7,2% ed è messa abbastanza bene, la Svezia al 30%, e quindi c'è una grande cultura in questo paese per l'utilizzo delle fonti rinnovabili e per il biogas in particolare. Da questo discende anche una tradizione ormai di diversi anni di sviluppo di tecnologie di propulsione a gas all'interno di Scania, sia per il trasporto di persone, quindi autobus, sia per il veicolo industriale. Quali sono i driver nel campo dei trasporti che vi portano a investire, a guardare con attenzione i carburanti rinnovabili? Sono uno di fatto dei pilastri dell'approccio Scania alla sostenibilità che si è venuto delineando in questi anni. Forse andando indietro 10 anni il veicolo a gas era un veicolo meno rumoroso, è un veicolo che emetteva meno particolato, meno NOx, questo è tuttora valido, però c'è un tema molto importante che è il tema della CO2. Ormai l'attenzione mondiale è molto focalizzata nella direzione delle emissioni dei gas climalteranti e quindi Scania lavora su 3 pilastri principali, affronta questo problema a 3 angoli. Uno di questi è l'efficienza energetica, che vale per tutti i nostri prodotti, anche per i veicoli diesel, per ottenere comunque un beneficio immediato già nell'oggi. Uno è quello di rendere il trasporto più smart, dare tutti gli strumenti ai nostri operatori per avere bisogno di meno veicoli possibile per fare il proprio lavoro, ma un pilastro fondamentale è proprio l'utilizzo dei biocarburanti. Scania lavora su una gamma importante di biocarburanti, probabilmente la gamma più vasta fra tutti i produttori. Fra questi, mi permetto di dire, specialmente per l'Italia, ma con l'Italia anche per molti altri mercati, il metano ed il biometano hanno un ruolo veramente molto importante, sono al centro dello sviluppo attuale in casa Scania. E quindi quali sono gli impieghi sia in ambito urbano che extraurbano dei veicoli a metano? Applicazioni tipiche negli anni sono state quelle della raccolta rifiuti, dei compattatori che appunto lavorano in ambito urbano e che tradizionalmente non hanno bisogno di autonomie che vadano oltre qualche centinaio di chilometri. Ovviamente in ambito urbano anche il trasporto di persone, ci possono essere anche delle applicazioni di distribuzione in ambito urbano che negli anni sono state compatibili con il metano compresso. Ecco, ora da qualche tempo si sta consumando una transizione o un'emancipazione, se vogliamo, della propulsione a metano dall'ambito puramente urbano, e questo grazie a 2 fattori. Il primo è lo sviluppo di motori più potenti, uno sviluppo che è partito da un livello intorno ai 250-280 cavalli, quando abbiamo introdotto sul mercato il primo motore a metano Euro 6, siamo arrivati ai 340 cavalli e oggi abbiamo sfondato il livello dei 400 cavalli con il nuovo 410 cavalli e 2000 Nm di coppia. Questo ci permette di avere dei pesi complessivi maggiori, che sono tipicamente quelli di veicoli che si spingono al di fuori dell'ambito urbano, e quindi distribuzione regionale tra distribution center di centri logistici, ad esempio, e perché no anche con la combinazione appunto delle potenze più elevate e del gas in forma liquefatta anche nel lungo raggio, quindi i tipici autoarticolati che vediamo sulle autostrade di tutta Italia. Quali sono una comparazione in termini di emissioni, un tema che ci riguarda tutti, rispetto a un veicolo
da trasporto tradizionalmente alimentato a diesel. Dunque, abbiamo parlato molto di CO2, quindi parto da lì. Il livello di emissioni di un veicolo a metano normalmente si dice circa un 15% in meno di un veicolo diesel. Questo è un dato che è fornito anche il risultato di calcoli fatti dall'NGVA. Quando però il metano non è più fossile, ma è un biometano, ovviamente alla parte di chimica della combustione, no? Che già di per sé emette meno molecole di CO2, guardando l'intero ciclo well to wheel, si può arrivare, noi diciamo, intorno al 90%, forse è anche una stima prudenziale, quindi un abbattimento veramente molto molto significativo di quello che è sorvegliato numero uno oggi. Se guardiamo invece gli inquinanti locali, quindi in particolare l'NOx, noi il valore che diamo è del 50% rispetto alle effettive emissioni di un nostro veicolo Euro 6 diesel. E in termini di rumorosità c'è una differenza rispetto a un veicolo diesel? C'è una differenza significativa. I nostri veicoli a metano sono certificati PEEK, che è una certificazione che va oltre ovviamente quelli che sono i limiti richiesti per legge all'interno dell'Unione Europea, che sono di 80 decibel. La certificazione PEEK pone un limite di 72 decibel, quindi siamo al di sotto di quel limite e non devono ingannare questi 8 punti di differenza, perché la scala, senza scendere troppo nel tecnico, è logaritmica, significa più o meno la metà del livello sonoro, quindi una differenza sostanziale. Io ho un'ultima domanda che ci riguarda direttamente in quanto, diciamo, produttori di impianti legati al mondo della produzione della molecola del metano. Voi come vedete oggi il rapporto tra la domanda, nel caso vostro, di trasporto pesante, quindi di flotte di veicoli, e le infrastrutture di distribuzione al cliente finale del carburante, quindi del biometano o del metano, in Italia e negli altri paesi europei? In Italia penso di poter dire che forse siamo finalmente usciti da quel circolo vizioso dell'uovo e della gallina, perché di metano si parla da molto tempo, anche di metano liquefatto da qualche tempo, ecco, focalizzo specialmente su quest'ultima parte. In Italia fino a poco tempo fa c'era una sola stazione, ora siamo arrivati a 20 nel giro di circa 2 anni, e questo sta aumentando notevolmente l'interesse. Probabilmente la potenziale domanda è ancora un po' frenata, no? Però tante cose si stanno muovendo, la rete si sta sviluppando, ci sono stati degli importanti incentivi statali che hanno sicuramente avuto il merito di smuovere un po' un mercato che era tradizionalmente legato al diesel. Forse è necessario ancora un anno in cui conteniamo questo trend positivo sia sul fronte del supporto economico da parte dello Stato, sia nello sviluppo della rete, e avremo forse definitivamente rotto il muro della prudenza e della perplessità nei confronti di questa forma di propulsione così promettente. E nei paesi, diciamo, limitrofi, pensando a lunghi trasporti, autonomie di 1500-1600 km, un autotrasportatore può andare appunto a Francia, Germania? Ci sono dei paesi che hanno già da anni una tradizione importante per il gas, senza arrivare alla già citata Svezia, forse un po' fuori dalle rotte immediate che partono dall'Italia, la Francia e la Spagna, per menzionare due mercati, sono tradizionalmente molto legate al gas. La Francia forse un po' più il gas compresso, metano compresso. La Spagna, accompagnata anche dal Benelux, ha già una buona infrastruttura da anni per quanto riguarda il metano liquefatto.